ciao a tutti, io sono Veronica, in arte la bambina mai cresciuta e sì, ebbene sì, per la terza volta consecutiva ho di nuovo vinto a tutti! Allora, per dovere di cronaca e per la precisione non sono stata io a vincere ma il mio marito, infatti sono soddisfatta ma a metà, quando vinco io è troppo più bello, tombola! Invece cioè, ci sono andata vicina alla prima tombola, se non mi sbaglio, come vi dicevo negli altri video sono 8 le tombole, sono 7 quelle classiche, poi l'ultima è il tombolone, quindi chi vince il tombolone, però anche lì ero vicinissima, me ne mancavano due, ma niente, arriva sempre prima qualcuno, vabbè, la triste storia della mia vita. Allora, è la tombola numero 5, come l'altra volta, anche l'altra volta il numero 5 ci porta fortuna. Quindi sì, scusate, c'ho il fiatone perché sono appena rientrata appunto dalla tombola, ho detto faccio subito un video. Allora, la prima cosa fa sempre da ridere perché è questo busolo. E la sapete qual è la cosa bella? Quando voi entrate è un praticamente dove ci tengono le ambulanze, no? Quindi è una stanza enorme, gigantesca, dove vengono messi tutti questi tavoli. In fondo c'è un tavolone con tutti i premi. Io appena arrivata ho visto subito questo e ho detto, ma che è un bussolo della spazzatura? Che roba è? E cioè, mi è rimasto impresso, non ho visto altro, cioè ho visto solo quello di tutto, perché cercavo di capire un po' quali erano i premi, no? Vedevo solo quello e quale mi è capitato? Quello. Vabbè, cioè, noi fra l'altro avendo la raccolta differenziata abbiamo già i bidoni già preconfezionati dati dal comune, quindi non lo so cosa ci farò, ci studierò. Ma qualcosa ci metto, magari ci metto la lettera del gatto, non sarebbe male perché non so mai dove metterla, perché la lettera che uso io è di carta, praticamente il contenitore, e quindi la maglia, sempre quella dispettosa, ci va con le unghie e tira fuori tutto, quindi questo potrebbe essere un bel posto dove mettere la lettera. Bene, visto, l'ho già trovato. Certo, fosse stato rosa mi sarebbe piaciuto di tutto. Ok, andiamo avanti perché alcune cose non le so nemmeno io. Allora, partiamo da questa. Stavolta sono contenta, devo dire, perché guardando un pochino così, dando un'occhiata, devo dire che non sono male i premi. Allora, questi piattini qui, guardate che meraviglia. Cioè, ditemi voi se non c'è scritto la bambina mai cresciuta sopra, perché sono tutti colorati, tutti bellini, vedete? Allora, voi li vedete un po' sfalsati i colori. Questo qui, e non so perché il mio telefono non mette a fuoco il verde acqua, ma questo qui è verde acqua. E questo è un po' più arancione, un pochino più acceso, però devo dire che non stanno male, bellini. Poi lo sapete, io amo i colori. Poi ne abbiamo un altro, quindi sono due uguali, questi due piattini, con, allora, questa qui, aspettate, quell'altra cosa la faccio vedere dopo, questa che è praticamente abbinata e penso sia una tazza da colazione. Che ne pensate? Penso di sì. Poi ce n'è un'altra, giustamente, scusate il ciotolio, ma ci sono dentro altre cose, quindi giustamente due tazze per la colazione, noi siamo due, quindi è meglio di così, non si può. Bellini, bellini, bellini. Pure se venisse qualcuno a trovarmi, sono due persone e vogliono il cappuccino, questa qui è adatta per il cappuccino. Peccato che non so fare il caffè, ma quello è un altro discorso. E poi c'è anche la zuccheriera, bellina, guarda, non vedo l'ora che venga qualcuno, almeno gli presento sto bel servizio. Proprio bellino, questo sono. Poi abbiamo una cosa di porcellana, credo, o ceramica, ditemi voi. Questo bambiscino. Allora, non fa tanto per me questo qui, perché mi sa, a me queste cose qui, questi gingilli di ceramica mi mettono inquietudine, non so voi, cioè, ora non so neanche come farvelo vedere, vedete? E poi ha una faccia strana, un po' tipo, non ho voglia, cioè, tipo così, non lo so, non è un bambino allegro. Ha la bocca storta, perché il naso è qui, la bocca è qua, ma insomma, non è che voglio fare le pulci, però, insomma, non fa per me. Lo regalerò probabilmente a mia suocera, che a lei potrebbe piacere. Se sentite rumori strani sono gatti, come al solito. Poi questa è troppo bellina. Una campanellina con questi un po' autunnale, non lo so, con questi colori qui. Bellina, beh, questa è più per bellezza. E quando l'organizzatore, sempre il solito, che ormai ci conosce bene, tra l'altro è un amico del mio marito, a me mi conosce un po' meno perché io mi sono trasferita qui da poco, ma è il paese dove è cresciuto mio marito, quindi lo conosce tutti.
e dice no, 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 bagata bellina, anche questa campanellina, lui dice, ah, so già come la uso, faccio così, per chiamare il mio marito, così mi porta qualcosa, tipo ambrogio, e io lo faccio con il mio marito. Ebbene, si funziona così. Dammi, sono la regina, se scherzo, Sorvoliamo la parte. Allora, poi abbiamo una fantastica presina. Allora, devo dire, come sapete, io preferisco le cose colorate, quindi rosa, viola, lilla, celeste, insomma queste cose qui. Però la mia cucina ha esattamente questi colori qui. Cioè, poi un giorno casomai vi la farò vedere. Ha delle mattonelle che danno un pochino su questo colore. Poi questo stile qui a me piace, anche se non è proprio il mio, perché comunque, insomma, come vi dicevo, preferisco le cose molto colorate, però non è male, a me piace, bellina. Poi è una presina, le presine fanno sempre comodo, quindi bellina. Poi insieme io penso sia tutto un coordinato, perché ci sono tutte cose di questa fantasia. Adesso devo capire cosa sono. Allora, vediamo un po'. Ah, questa è una tovaglietta. Non lo so cosa possa essere, perché è quadrata. Sì, comunque penso siano insieme, o comunque no, è proprio uguale la fantasia. I quadrati sono gli stessi, il voile riprende, quindi bellino. Allora, io mi piacerebbe, siccome io ho un problema, fra virgolette, non è un problema, è il gas praticamente. Il mio non è mai sporco, perché come qualcuno di voi sa, perché l'ho scritto sotto qualche video, io non cucino, e d'estate specialmente i fornelli vanno proprio in pensione, cioè li metto lì, li targo fino a che non ritorna il freddo, perché io mettermi lì a cucinare con il caldo proprio no. E l'unica cosa è che mi tocca comunque sempre pulirli, anche se non ci cucino mai, perché ci vanno gatti e ci zampettano, magari si sono bagnati le zampine, vanno lì. Io ci vorrei mettere un... esistono apposta, ci sono proprio... infatti ce l'ho alcuni, che praticamente è il coordinato. Uno lo mettete sul forno, alla maniglia, che fa un po' più bellino praticamente, e uno lo mettete sopra il fornello. Io però non ce lo posso mettere direttamente, perché i gatti mi ci vanno a dormire e mi accendono il gas. Ma la gioia tutta a me. Allora ci vorrei mettere l'ho visto in alcuni video, mi sembra, o non lo so se è stata un'idea del mio marito, di metterci una cosa di legno sopra, così almeno mi sta bello pulito, non ci va né polvere né zampate di gatti eccetera, e sopra magari appunto una cosa del genere, che non è male, visto che sta bene anche, è un po' più grande questo del fornello, però magari uno lo piega un po' e lo mette, perché comunque rimane bellino. Bella questa fantasia, bellina, sì, questa mi piace. Poi c'è un altro pezzo ancora, che non so cosa sia. Allora, vediamo se c'è scritto Telerie Granducato, primavera, cestino, portapane. Ok, abbiamo scoperto che cos'è. Invece quest'altro, tovaglia 1,90x90. Questa qui è una tovaglia però per un tavolino molto piccolo, perché comunque il mio è più grande. Allora, cestino portapane, questo probabilmente... Ah, ma guardate, bellino da morire. Perché non capivo cos'era, perché lo sentivo rigido, però non può essere così un contenitore, no? Però voi lo mettete così, ha questi legaccini, voi li legate, e ve ne faccio vedere uno. Il video sta durando poco, per fortuna. Ok, lo lega, ma guardate che meraviglia, cioè questo mi piace tantissimo. Allora, noi non mangiamo il pane, io specialmente non l'ho mai mangiato, cioè è proprio una cosa che non mi piace, fin da piccola, infatti quando ero magra, bei tempi, andati, che non ritorneranno mai più, e i miei genitori mi dicevano, oppure il dottore, ora non mi ricordo bene chi, però insomma c'era questa diceria che ho sentito dire spesso, ci credo che non ti ingrassi perché non mangi il pane, è massimo. Non mi piace, cioè non mi va, non avete presente quelle persone che sicuramente il 99% di voi saranno così, che praticamente accompagnano tutto con il pane, cioè voi mangiate, che ne so, un piatto di cipolline, no, la prima cosa che mi viene in mente, ci mangiate il pane, io no, io tutto senza pane, io non mi piace proprio.
Perché mi sembra che poi sarà un'idea mia, saranno mie pare mentali, ma mi sembra che se mangio le cose con il pane sento meno il sapore delle cose. Siccome, come sapete, amo molto i sapori molto intensi, il pane me lo va a smorzare. Quindi ciaone pane, è stato bello, tanti saluti. Guardate quanto è bello questo cestino. Allora, questo qui secondo me, se viene qualcuno, casomai viene qualcuno, c'era tipo una cosa, un sketch comico del genere, lo voglio mettere come centro tavola, perché fra l'altro mi sta benissimo con la tovaglia. Guardate voi se non sembrano fatti apposta, non li vedrete molto. Insomma, la tovaglia l'avete vista nei vari video di Nail Art, e questo qui mi piace tanti, cioè veramente veramente tanto. Questo è stato rosa e bianco ancora di più, però questo qui si abbina bene a, per esempio, alla parete, al mobilio. Secondo me, guardate, di questo sono, questo set qui li do 10 su 10, veramente. Li do 9 e mezzo perché se fosse stato rosa li avrei dato 10, però secondo me ci sta meglio così che rosa, perché insomma tutto rosa, no? Non occorre. Questa è la plastica, e questa mi può essere utile per una cosa che devo fare, quindi questa mi la tengo, non si butta via nulla. L'ultimo premio, il più bello, ve lo lascio da ultimo. Abbiamo questo vassoio enorme che non so cosa possa servire. Coppa quadrata, qui non c'è scritto, è strappata l'etichetta. Siccome mi sembra un po' esagerato per metterci qualcosa a mangiare, perché è veramente molto profondo, questo ve lo regalerò alla mia suocera. Io regalo tutta la mia suocera, qui tanto gatti che ovviamente devono vedere che c'è. Ma l'ultimo premio, cioè, questo non me l'aspettavo assolutamente mai. Guardate, un braccialetto con un anello. Allora, adesso ve lo faccio vedere. Cioè, ma questo qui è meraviglioso. Vediamo un po' la marca. C'è scritto D12. Vedete? Vabbè, non lo vedrete mai, fidatevi di me. Allora, bellissimo. Poi, tra l'altro, a me piacciono tantissimo. Poi vi farò la collezione dei miei braccialetti. Vedrete che a me piacciono tantissimo i braccialetti con i ciondoli. Cioè, questo forse è anche troppo grande, però guardate che meraviglia, ci sono delle lune. Vediamo se ve lo faccio vedere meglio. Vedete? C'è una luna con la forma di cioè, praticamente manca una stella dalla forma della luna. Che poi praticamente insomma, non ve lo so spiegare, comunque questa è la luna alternata a delle stelline. Vedete? Veramente bellino. Bello. Ah, e poi qui c'è il D, la D che deve essere la marca. E questo anello meraviglioso, fra l'altro anche, cioè, guardate com'è questo anello. Oddio, io vado matta per l'anello, lo sapete, l'anello, la bigiotteria. Guardate che meraviglia. No, vabbè, ma questo qui io... Lì per lì, quando ho visto il cestino, ho detto va, un altro epic fail. Invece no, vedete che certe volte non tutto è come sembra. Prendetela come lezione. Bene, sì, sul mio canale imparate anche tante cose interessanti. Cioè, questo anello mi fa impazzire. D'estate forse fa un po' caldo, devo dire, perché comunque, essendo spesso, io non amo tanto gli anelli spessi d'estate, però fa una figura incredibile. Guardate che meraviglia. E poi le mani brutte, quindi, però, cioè, guardate che bello, mamma mia, questo proprio, non credevo che a Tombla si potesse vincere un premio del genere, perché comunque, insomma, sarà bigiotteria, magari è costato 5 euro, però a me non mi interessa, cioè, anche io le mie cose che compro costano 2 euro, quindi voglio dire, non è che sono una che cerca tanto la qualità, vedete? Cioè, è meraviglioso questo. Ma com'è bello, sono troppo... E questo qui lo 10. Quindi, tutto sommato, mi è piaciuto tutto, perché comunque anche il cestino non sarà, un peluche o una cosa pucciosa, però è utile, perché comunque un cestino è sempre utile. Questi qui mi garbano troppo, cioè mi sono veramente piaciuti tanto. La campanella è simpatica, dai, un posticino lì lo trovo. Questo bambino no, perché mi inquieta, quindi questo lo darò via. Il servizio da te, niente male. Forse è un servizio da te, vabbè, anche per il tè. E vabbè, questo qui non ne parliamo, cioè sono troppo contenta. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate delle mie vincite, se le trovate cose belle. Anche questo cestino mi fa un po', cioè le mie due cose preferite sono queste due, insieme al braccialetto.
però tutto il resto. Quindi se dovessi dare un voto complessivo a questa vincita, gli darei 9, perché comunque sono contenta, molto molto contenta. Fatemi sapere anche voi qual è il vostro pezzo preferito, se saresti stati contenti con me. C'è la mia amica Teresa, a cui mando un bacione, che mi dice sempre: vorrei essere lì quando dici topola. Lo so, sono un'attrazione ormai nel mio paese, perché grido tombola, sveglio tutto cucinato, va bene. Detto questo, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino, lasciate un commento. Sì, sono scusa, è tardi, sappiate che la tombola viene fatta di sera, quindi se sono stanca, lasciate un commentino, lasciate un mi piace e condividetelo, quello che volete, come sempre, ci ho fatta, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!